Sì, no, più che un derby è un'ex squadra in cui ho giocato, in cui ho dei bei ricordi, comunque era inizio carriera. Sono cambiato un po' di cose, ai tempi c'era un pubblico stupendo come tra l'altro c'è adesso. Quando sono passato io sicuramente non c'era Volpi come proprietario, quindi era un po' diverso. Sicuramente il pubblico, soprattutto negli ultimi 2 anni, è un pubblico che sta trascinando la squadra, come del resto capitano in casa. È chiaro, sono diverse le dimensioni del campo e gli spettatori sono più numerosi dei nostri, ma il rapporto qualità e come stanno trascinare è lo stesso, quindi sicuramente è un'arma in più. Hanno un'ottima squadra, penso costruita assieme al Bari e al Cagliari, sono le candidate per andare in Serie A diretta. Però questo, insomma, lo sappiamo che comunque in queste 42 partite ci saranno partite che sulla carta potrebbero sembrare un po' più difficili per giocatori di squadra avversaria e per ambiente, però noi, nonostante che domani ci mancheranno 4-5 giocatori importanti, i vari Rossi, Mustacchio, Sprocati, lo stesso Colì, che comunque guardiamo se riusciamo almeno a portarli in panchina, che reduce, insomma, ha fatto una puntura un tennis, quindi è 10 giorni che è fermo, ho già fatto il primo allenamento. Però detto questo, domani noi affronteremo la partita a viso aperto, sapendo che non sarà una partita facile, però per cercare di vincerla, perché capita anche che a volte, raramente, però vediamo anche che il Lecce vince con la Roma e il Chievo vince con la Juve, però a parte le battute dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, perché comunque soprattutto fuori casa si può anche perdere, ma contano più i 3 punti che un punto. Abbiamo visto l'anno scorso che comunque è vero, abbiamo fatto tante sconfitte, abbiamo vinto 3 partite, 2 partite erano vinte, sono state pareggiate al 90esimo in cui si è rimasti in 10, e quindi delle squadre che si dovevano salvare penso che sia quella che ha vinto di più, con qualche partita fatta male per atteggiamento, ma qualche partita che soprattutto con gli sconti diretti dove l'abbiamo vinta e quelle che abbiamo pareggiato, eravamo in vantaggio e siamo giunti a Varese per dire al 90esimo in inferiorità numerica, a Latina era una partita che avremmo meritato di vincere, quindi il nostro atteggiamento deve essere quello. Sprocati no, perché comunque ha iniziato a toccare la palla ieri, però dalla prossima settimana dovrebbe essere con in gruppo, sperando che arrivi a fine settimana, dopo il mese e 10 giorni che è stato fermo, a disposizione. Speriamo che arrivi anche verso la fine della prossima settimana Mustacchio, che doveva fare 14 giorni fermo per l'occhio, i 10 giorni precedenti Ascoli ha avuto un problema alla caviglia, quindi è stato fermo, quindi anche lui è partito proprio da zero. Rossi deve star fermo una settimana, ha fatto degli esami e deve star fermo una settimana, con la speranza la settimana che diventi qualche giorno meno per averlo a disposizione sabato prossimo. E anche Germano speriamo, insomma, di recuperarlo il prima possibile, e se è iniziato a corricchiare forse il mese e mezzo previsto si accorcia di un pochettino, però non è sicuramente una cosa breve.